unione all'interno del partito, non solo all'interno dei vertici provinciali, ma anche alla base proprio del partito di Forza Italia. Noi sosteniamo Innocenzo Leontini per tutto il suo operato in questa campagna elettorale. Io non posso dimenticare di Innocenzo Leontini l'interesse al comune di Giaratana, pur essendo noi come gruppo consiliare un gruppo di minoranza. Ci è stato molto vicino, ci ha sostenuto nella nostra campagna elettorale per le nostre amministrative e quindi questo impegno proprio per Innocenzo, che è una persona seria, onesta e che merita veramente di vincere queste elezioni, perché è uno dei pochi candidati credibili che ci sia nel territorio. Noi lo appoggiamo pienamente perché è un uomo che ha dato sempre il suo impegno per la Sicilia, ricoprendo lui la carica di deputato regionale come presidente anche dei parlamentari di Forza Italia alla regione siciliana. I rapporti con l'Unione Europea oggi sono fondamentali per una programmazione che sia rispondente pienamente ai bisogni del territorio, e credo che la sensibilità diffusa nella gente della comunità montana e la massiccia presenza e il contributo che il mio partito sta dando a questa opera di sensibilizzazione stiano dimostrando che la campagna per Forza Italia sta andando molto bene. Vorremmo cioè un'Europa più giusta, più a misura d'uomo, ma soprattutto è quello che chiediamo a te, che vorremmo un'Europa che guardasse alla Sicilia. Bene, noi te lo diciamo subito, non siamo né euro-ottimisti né euroscettici, siamo europeisti, critici e propositivi. Sarà questa Europa e quale divisa indosserà? Ci auguriamo a incentrare questa cartolina nel Parlamento di Strasburgo. Alcuni degli aspetti importanti e salienti dell'attività amministrativa di Innocenzo Leontini. Insomma, non è per plagieria, non è per incensare. Innocenzo Leontini è un onorevole, molto onorevole. 188 sui patti territoriali, sui contratti d'aria. Che sia la scommessa di tutti, una scommessa per questa terra, perché avremo visitatori, 11 giornalisti qua presenti, 14 giornalisti più 11 bias, tra i giornalisti c'è il New York Times, ci sembra dove si muove un'Europa, un'Italia. Nello specifico è importante appunto evidenziare che nei primi due giorni, l'1 e il 2 giugno, avremo qui la sesta edizione di un convegno che normalmente si organizza in Francia, quindi che studia i formaggi dal peggio. Per cui è importante capire che l'attenzione che CISART ha adesso a livello internazionale dal punto di vista proprio della comunità scientifica europea è fondamentale. Cioè l'avere scelto CISART come sesta edizione dei formaggi dal peggio europei qui a Ragusa per noi è sicuramente una grande vittoria, una grande soddisfazione. Quindi avremo ricercatori di tutta Europa che si confronteranno sugli ultimi risultati ottenuti su tutti i formaggi tradizionali europei, quindi al latte crudo. Questo nelle prime due giornate. Un decreto legge e di avviare la discussione sul decreto legge. Il tempo concesso per esempio al nostro gruppo parlamentare, che è di 65 senatori, credo che siano stati 42 minuti, per fare le dichiarazioni di voto. La dichiarazione di voto finale. Il tempo concesso complessivamente alle opposizioni di centrosinistra complessivamente non superavano le 2 prima della chiusura di Camera e Senato in corrispondenza alla Camera. Adesso io non... Anche perché alla Camera si è detto non modificate nulla, perché se la modificate deve tornare al Senato, il Senato è già chiuso, andiamo dopo le elezioni, quindi noi non possiamo. Sono da tutti condivise, ci sono punti anche della nostra battaglia parlamentare che alcuni docenti del mondo della scuola non condividono. Il tempo di mandare un'email
e il senatore deve avere quel giorno la possibilità di fare la stessa cosa per scoprire che c'è qualcuno che la pensa in una certa maniera, perché se già passa la mezza giornata è probabilmente già qua. Noi vorremmo iniziare con oggi anche l'organizzazione, perché è stata improvvisata all'ultimo minuto e tra l'altro ci rendiamo conto che la contingenza elettorale non aiuta, perché che c'è una capacità organizzativa che ormai è quella che ci serve per organizzare il nostro futuro. Per cui è un luogo dove tra l'altro noi solitamente incontriamo, perché ci piace fare la politica così, con i giovani, in mezzo ai giovani che sono il nostro futuro e il nostro investimento. E quindi ringrazio davvero chi l'ha pensato, cioè Ciccio Barone, i proprietari dello Sherwood, che sono davvero delle persone motivate e molto care, ma ringrazio soprattutto tutti coloro e tutti i giovani che vorranno dare il voto a Innocenzo Leontini e adesso affidare le diciamo, speranze, le capacità di questa terra per svilupparsi al meglio. A me interessa la salvezza di Ragusa e oggi chi è stato al campo ha potuto essere testimone visivo, oculare, di come io sono stato attento, intenso, determinato, grindoso con i miei giocatori, perché io voglio la salvezza di Ragusa. Vincendo qualsiasi ostacolo, bisogna fare il preventivo, bisogna tenere. Però ci siamo e di questo siamo contenti, soprattutto per le donne che fruiranno di questo servizio. L'organizzazione, secondo me, è garantita dalla struttura pubblica, perché le istituzioni di volontariato non possono garantire la durata, perché le istituzioni di volontariato vivono del supporto, come dice la parola stessa, che ci dà il volontariato. Oggi è alto, domani è basso, quindi invece questi sono servizi che devono essere garantiti nel tempo. I gesti di umana solidarietà dovrebbero essere sempre più ripetuti e sempre più diffusi. L'adesione da parte nostra come commercianti, la mia e quella degli altri colleghi che hanno aderito, ha voluto essere un segnale che in un giorno di festa, della festa di ciascuno di noi, vuoi un matrimonio, un battesimo, una comunione, in quel giorno speciale in cui la gente si sente buona, ha motivo di pensare a chi invece soffre, e con un gesto piccolo possiamo contribuire a che quelle persone abbiano anche loro un sorriso e un giorno di festa. Efficace questa di una collaborazione tra due associazioni impegnate nel sociale, anche se in campi così diversi, però abbiamo accolto volentieri la proposta della Presidente Raniolo per collaborare e esporre quindi i nostri lavori in ceramica, che sono ormai una tradizione dell'ANFAS, da quasi 10 anni che ci specializziamo e cerchiamo di trovare degli oggetti sempre nuovi, e l'AIRC costituisce per noi un'ulteriore vetrina per la presentazione dei lavoretti dei nostri ragazzi. Ci auguriamo che questa iniziativa abbia il maggiore successo. Io personalmente, a prescindere da essere vicina come lo sono sempre stato a livello personale e come ditta all'associazione, ritengo che questa iniziativa può avere senz'altro un risultato, e cerchiamo in questa maniera noi di collaborare affinché la ricerca possa raggiungere gli scopi tanto desiderati. Allora, ho detto subito, scegliamo la bomboniera per la prima comunione della mia nipotina Marta. Facciamola vedere. Ecco, è questa qua, che poi con la confezione diventa ancora più bella. È un'acqua santiera di Caltagirone, ma sono tutte belle le bomboniere che noi abbiamo qui, perché la nostra è stata una scelta accurata. È inutile scegliere, cioè la gente viene qui ma trova già una cernita ben fatta da parte nostra. Quindi ho messo anche un po' d'amore in queste cose che ho fatto e sono felice di averle fatte, perché servono per la collettività e a dare aiuto alla ricerca, che purtroppo sono delle malattie molto pesanti e chi deve affrontarle. Quindi la ricerca aiuterà le persone
a soffrire meno. Iniziative dell'Associazione Ricerca sul Cancro, anche noi siamo qui ad esporre, certo, piccoli lavori, dei piccoli segnalibro, dei centrini piccolini, proprio per far sì che anche le bomboniere diventino una realtà dello sfilato. Quindi il nostro piccolo contributo verrà dato anche per questa associazione.